Ed eccoci ancora in diretta con il nostro contenitore Pocket News, ma soprattutto con il TG Flash Sport and Business con Valentina Buzzi. Ciao Manuela, eccoci qui per una nuova puntata. Bentrovate. Beh, Grazie mille. posso indovinare da dove vuoi partire per questo TG? Ma secondo te, da dove possiamo partire questa settimana se non dalla notizia del weekend, ovvero lo scudetto dell'Inter? Esatto, Però lo con. faremo sempre in chiave, ricordiamo, economica, non soltanto sportiva. Guarda, lo so che è una cosa talmente scontata che dirai, per forza lo sai anche tu che non mastichi lo sport, ma insomma, Inter, peraltro sono anche simpatizzante, lo posso dire visto che non sono una giornalista sportiva, perché sennò bisogna mantenere giustamente una giusta distanza, dicevo, con un anticipo rispetto alla fine del campionato. E Sì. quindi, ma perché te lo dico, al di là di mostrare anche qualche conoscenza in ambito calcistico, perché ovviamente, siccome ci sono state tutte le polemiche riguardo i festeggiamenti in Piazza Duomo, insomma, la vittoria dello scudetto non era poi così prevedibile, perché dove si giocava, no, sui risultati di altre squadre che ovviamente si potevano comprendere e capire e conoscere solo alla fine delle partite. Esattamente, ho visto insomma che ne avete parlato anche in precedenza Certo. con Giancarlo Marcotti, che ha detto una cosa molto giusta che stai ribadendo tu adesso, uno scudetto che sì, insomma, si sapeva che prima o poi sarebbe arrivato, non si sapeva esattamente quanto perché dipendeva nell'ultima giornata anche dal risultato dell'Atalanta che alla fine non ha vinto ma ha pareggiato sprecando tra l'altro un calcio di rigore, quindi insomma la gestione poi dei tifosi, anche dei loro spostamenti e dell'assembramento in Piazza Duomo, insomma, non era così semplice da prevedere e poi soprattutto da controllare. Questo per quanto riguarda appunto tutta la polemica relativa al pubblico. Concentrandoci invece sugli aspetti prettamente economici della vicenda, dobbiamo dire che innanzitutto è uno scudetto storico, questo perché è il primo vinto da una società straniera, ovvero Suning con Steven Zhang presidente, che ha raggiunto questo obiettivo solamente 2 anni e 6 mesi dopo il suo insediamento. Ricordiamo che per raggiungere questo scudetto importante, il numero 19, a un passo dalla seconda stella, sono stati messi sul piatto 712 milioni di euro, una cifra davvero notevole. Però in questo focus ci concentriamo soprattutto sui ricavi, cioè su quanto vale la vittoria dello scudetto per la squadra di Conte. E dobbiamo dire che il tesoretto, insomma, che ne viene fuori è abbastanza interessante per quanto riguarda le cifre. Dobbiamo partire da alcuni dati certi, innanzitutto la retribuzione dei diritti televisivi che per una percentuale, il 30%, avviene proprio sulla base dei risultati sportivi, per cui alla prima squadra classificata vanno circa 20,5 milioni di euro, circa 2 milioni e mezzo in più rispetto a quanto l'Inter ha guadagnato la scorsa stagione quando si è classificata seconda. A tutto questo dobbiamo aggiungere i 30 milioni che sono determinati dalla partecipazione assicurata alla prossima Champions League e poi anche il tesoretto della Supercoppa italiana. Perché lo sappiamo, la squadra che vince lo scudetto naturalmente va in finale di Supercoppa, molto dipende dalla sede, dal paese ospitante, si va circa da 1,5 milioni fino ai 3,6 milioni offerti dall'Arabia Saudita, insomma questo poi lo vedremo a seconda della sede. Bisogna inoltre calcolare l'effetto degli sponsor, i bonus che arriveranno da Nike e da Pirelli, quindi insomma in totale come abbiamo detto un tesoretto notevole per soprattutto ecco, in considerazione del periodo storico in cui arriva un anno difficilissimo non solo per la pandemia, ma anche per le restrizioni che arrivano da Pechino, perché lo ricordiamo, il governo cinese ha bloccato gli investimenti all'estero in settori non strategici e il calcio, Manuela, non viene considerato un settore strategico. Per cui questi sono dei soldi, insomma, molto importanti, soprattutto per tappare i buchi del presente e poi per iniziare a progettare anche il futuro. Certo. Questo è molto interessante. Quindi, insomma, tutto è in evoluzione anche da questo punto di vista. Riflessioni, no? Quando, lo abbiamo detto anche in altre occasioni, accadono dei fatti che poi danno spazio alle polemiche, quelle, diciamo, di tutti i giorni, ma che poi aprono tanti tasselli importanti. Certo, tanti tanti tasselli importanti appunto che hanno dei risvolti Appunto. sul piano anche sportivo. Abbiamo visto le immagini di assembramento dei tifosi dell'Inter in Piazza del Duomo appunto nell'ultimo weekend. Ti mostro invece con la prossima
grandissima notizia, altre immagini di tifosi che si sono riuniti, però non di certo per giubilo, anzi per protesta. Stiamo parlando dei tifosi del Manchester United che si sono ritrovati prima al di fuori di Old Trafford e poi sono entrati all'interno dello stadio, uno dei templi del calcio, per protestare contro la proprietà, i Glazer, proprietà americana che è sempre stata invisa ai tifosi dello United e che lo è diventato ancora di più in seguito all'affare Superlega. Sappiamo che il Manchester United, come le altre 6 squadre inglesi, si è tolta dalla Superlega, ma a differenza delle altre non ha chiesto scusa ai tifosi, e questo insomma è uno smacco che i supporter dello United non hanno perdonato ai Glazer, anzi hanno chiesto alla proprietà di fare un passo indietro proponendo un'alternativa. Infatti, tra tutti gli striscioni vari che abbiamo visto esposti, ce n'è uno che deve attirare particolarmente la nostra attenzione, quello dove c'è scritto 50+1. Che cosa vuol dire? È un appello dei tifosi dello United verso l'azionariato popolare. 50+1 è la formula che si utilizza in Germania, in Bundesliga, per cui nessun proprietario può detenere il 51%, cioè la quota di maggioranza di un club. Quella infatti è a favore, appannaggio dei tifosi soci. Questa è una proposta dei tifosi del Manchester United, vedremo se verrà presa in considerazione anche da Boris Johnson, che tra l'altro ha annunciato di avere in cantiere insomma una riforma del calcio britannico, e vedremo se questa sarà una delle soluzioni che verranno prese in considerazione. Beh, insomma, ovviamente non possiamo parlarne noi oggi, bisognerà vedere come anche eventualmente rimodulano, no, il nuovo concept del calcio, però voglio dire, si dice banalmente che il calcio è fatto dalla gente, da chi va, dai tifosi che supportano le squadre, ma soprattutto anche che è molto democratico, no? Lo sport in generale, chiaramente, si vanno a pescare anche quelli che diventeranno i futuri campioni, che poi guadagneranno un sacco di soldi anche da luoghi di povertà assoluta, e quindi mi sembra una buona idea, almeno poi ripeto così sulla carta. Non so, Manuela, se tu hai letto nello specifico le dichiarazioni di Boris Johnson, ma hai detto esattamente quello che ha ribadito lui in conferenza stampa. Avete, si vede un filo diretto. Devo lavorare, comunque, cioè devo mandare il mio curriculum all'amministrazione alle società Johnson. Sportive anche, ormai sì. Sei un'esperta anche in questo settore, perché Boris Johnson ha detto esattamente questo: la riforma del calcio britannico terrà sempre più in conto l'opinione dei tifosi, la partecipazione popolare che nel progetto della Superlega era stata completamente accantonata e invece deve ritornare in primo piano. Infatti ho pensato subito anche alla Superlega, invece era stata insomma bocciata proprio in primis da Boris Johnson per questo motivo, no? Perché si temeva che poi il potere fosse solo nelle mani dei forti, e invece il calcio, esatto, un calcio sempre più elitario, esatto, e invece esatto, soprattutto in Inghilterra vogliono mantenere questo legame con il popolo e le città. L'ultima notizia, come sempre, è una curiosità che in questo caso riguarda il merchandising. Lo ricordiamo, il merchandising è una voce sempre più importante per quanto riguarda i bilanci delle società e la vendita dei prodotti, soprattutto nei mercati esteri. Abbiamo citato l'Oriente, l'Arabia Saudita, insomma i mercati dove si spende di più. La notizia in particolar modo riguarda la terza maglia dell'Ajax, che è già stata presentata e verrà indossata durante la prossima stagione, che è un omaggio a niente poco di meno che a Bob Marley. Questo perché? Ecco, lo notiamo innanzitutto dai colori: il giallo, il rosso, il verde e il nero, che sono i colori della Giamaica, che è il paese d'origine del reggae. Ma che cosa c'entra? Ecco, cosa c'entrano i lancieri di Amsterdam con Bob Marley? In realtà non è la prima volta che si crea questo legame così particolare, perché già in passato c'era stato un primo avvicinamento quando una canzone famosissima di Bob Marley, Three Little Birds, era stata cantata dal figlio di Bob Marley prima di una partita dell'Ajax, una partita europea contro la EK Atene, finita 3-0 per i lancieri. Quindi quell'episodio, insomma, la canzone ha portato bene. Da quel momento i tifosi dell'Ajax hanno incominciato a cantarla durante le partite casalinghe come una sorta di inno non ufficiale, e da lì insomma si è creata questa tradizione, questo legame tra l'Ajax e Bob Marley. Però adesso, Manuela, la domanda che io vorrei farti e che i nostri spettatori, secondo me, sono interessati assolutamente a sapere è questa. Ho paura.
fai bene. No, visto che l'Ajax ha lanciato una linea, insomma, un merchandising dedicato a Bob Marley, vorremmo sapere tu a chi ti ispireresti nel mondo della musica e non solo per la tua linea di merchandising. È una domanda complicata però, cioè che poi, voglio dire, difficile da quel punto di vista, non ci ho mai pensato. Sicuramente però io sono per brandizzare scarpe, vestiti, pantaloni, magliette, tutto. Non lo so, sai, non è facile trovare un'icona a cui ispirarsi, però se sei d'accordo, te lo dico la prossima puntata. Ma certo, allora facciamo così, lasciamo in sospeso questo interrogativo, la prossima puntata al posto della cronaca, partiamo subito dalla curiosità, invertiamo un po' però, la scaletta. Però una volta che ti dico e ti dirò a chi mi ispirerò e come voglio il nostro look, perché a questo punto facciamolo diventare quello delle fonti, ci penserai tu. Ah, così. Quindi nella puntata successiva saremo già brandizzate. Già brandizzate, va bene, mi assumo questo compito ben volentieri. Va bene, allora, puntata prossima comunque proveremo a capire anche a chi ci ispiriamo, no? Perché non è una cosa molto carina, molto originale. Grazie Valentina Buzzi. Grazie mille a te, Manuela. Anche in questo caso io vi ricordo sempre, potete ritrovare questo contributo sul nostro canale YouTube, sul nostro sito naturalmente, che è il canale principale lefonti.tv, e su tutti i nostri social, quindi se vi siete persi qualcosa potete riguardarlo tra pochissimo. E noi ci rivediamo con TG Flash Sport & Business la prossima settimana, naturalmente sempre qui sulle Fonti TV. Continuate a rimanere con noi, continua la programmazione e poi torniamo live sui mercati dalle 14:30.